Bentrovati un aggiornamento con il TG di Trevi Meteo. Quest'oggi una prima perturbazione sta interessando parte delle nostre regioni settentrionali. Guardate questo esteso motore di una zona di bassa pressione sull'Europa occidentale che in via delle correnti umide di Libeccio e di Scirocco anche al centro-nord. Vi dicevo delle precipitazioni che stanno cadendo in queste ore su parte del nord alta Toscana. Domani però piano piano migliora, sempre anticicloni invece al sud. Andiamo quindi nel dettaglio per quanto riguarda la distribuzione delle precipitazioni, perché sarà una giornata di venerdì ancora variabile, soprattutto sull'area alpina, alto nord-est, dorsale appenninica centro-settentrionale, si innescherà nel pomeriggio qualche piovasco. Sabato invece guardate come aumenta un po' la pressione, soprattutto al centro-sud, quindi un finire di settimana, a parte l'area alpina, nel complesso buono. Appunto, non proprio così sull'area alpina e l'alta Toscana, che potrebbero vedere qualche goccia di pioggia. Ma su molte zone sarà un weekend relativamente tranquillo e tra l'altro sempre con temperature primaverili o quasi. Prossima settimana invece una zona di bassa pressione oltre Alpi più a nord, verso le isole britanniche e Scandinavia, dovrebbe inviare alcuni impulsi di aria un po' più fredda in quota e quindi anche innescarsi delle precipitazioni non solo fascia alpina, soprattutto i versanti di confine, ma guardate qualche piovasco anche su parte di nord-est e centro-sud. Saranno dei veloci fronti instabili, questo appunto durante la nuova settimana. Rimanete quindi aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.